Bentornati amici di MySP, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta, nella sfida fra Colleferro e Gaeta, gara valida per la sesta giornata del campionato di eccellenza Girone B, campionato di eccellenza quest'anno targato distretti ecologici. Domenica 16 ottobre ore 11 ci troviamo allo stadio Andrea Caslini di Colleferro per questo match sicuramente segnato sul taccuino di molti, perché sarà un match importantissimo che vedrà sfidarsi due squadre che puntano ad obiettivi alti in questa stagione, che non si nascondono più. Colleferro con la divisa in maglia bianca con pantaloncini grigi e calzettoni grigi, Gaeta che invece si schiera con un completo completamente nero. Queste andiamo a vedere anche le scelte dei due allenatori, lo facciamo però dopo il fischio d'inizio dell'arbitro Francesco Ercole della sezione di Latina. Lo assistono Masiello e degli Abbadi di, rispettivamente di Latina e Roma 1. Tutto pronto, palla al centro, si aspetta solo il fischio dell'arbitro. Saranno gli ospiti di Andrea Bellamio a battere il calcio d'inizio che arriva in questo istante. È cominciata la sfida tra il Colleferro e il Gaeta, con il Gaeta subito in possesso. Rilancio lungo subito intercettato dal portiere di Cataca, già rimesso in gioco. Il rilancio a cercare subito lo scatto di Casazza, prova a puntare il numero 20, va sul fondo Casazza, fino in fondo la mette al centro. Alla fine è anticipato qui Cardillo dalla retroguardia del Gaeta, che adesso spazza il pericolo. C'è Bianchi però ad intercettare, poi Parfait viene intercettato il suo passaggio. Gaeta in possesso, dicevamo. Andiamo a vedere l'11 schierato in campo dai due allenatori, con il Colleferro che si schiera in campo con il 4-3-3. Il Gaeta si schiera con lo stesso identico modulo, con Cardoso, Azzoite, De Lorenzo, Vitale, Altobelli, Sfavillante, Spirito, Sigillo, Noman, Zonfrilli e Bellante. Amici Bianchi, Calenne, Cardillo, Casazza, Ceriuni, Criscuolo, Di Mauro, Ercoli, Galeazzi, Moriconi, Odoamadi, Oriano, Parfait, Porcu, Tuta, Valentino, Vicini, Virvis e Zeghiri. Invece gli uomini a disposizione di Enrico Baiocco. Possesso Gaeta, pallone scambiato. In difesa adesso intercettato, però la rimessa laterale è per i padroni di casa. Porcu alla battuta di questa rimessa laterale. Criscuolo lo scambia ancora con il numero 19. Viene fermato, c'è rimessa laterale per la formazione ospite. Alla battuta adesso il Gaeta. Vitale, lo scambio con Sigillo che torna indietro, rischia qualcosa, regala un calcio d'angolo al Colleferro. Disimpegno sbagliato da parte del numero 10 Zonfrilli. E allora rimessa
calcio d'angolo a favore della formazione di casa. Alla battuta va Criscuolo, salgono le torri in aria. Pallone battuto corto, Oduamadi viene a prendersela il numero 11, pallone di ritorno, troppo lungo, e allora rimessa dal fondo per il Gaeta. Alla battuta Cardoso, il rilancio a cercare lo stacco di Azzoite, anticipato però. Rimessa laterale per la formazione di casa. Formazioni, lo dicevamo, questo è uno dei match più importanti di questa sesta giornata tra il Colleferro a quota 8 punti, ma con ambizioni sicuramente importanti, visti anche gli arrivi in questa sessione estiva di calciomercato. E il Gaeta che invece conduce la classifica a quota 12 punti insieme al Sora, quindi due formazioni sicuramente di livello, quelle di Enrico Baiocco e Andrea Bellamio. Ha fatto meglio la formazione ospite, il Colleferro oggi è chiamato a dare una risposta. Entrambe le formazioni hanno giocato nel turno infrasettimanale in Coppa Italia. Nei sedicesimi il Colleferro ha battuto per 3-1 l'Audace, conquistando l'accesso agli ottavi, mentre il Gaeta è stato sconfitto per 2-0 dall'Idricalcio. In campionato però la formazione di Bellamio viene da 4 vittorie consecutive nei confronti di Vicovaro, Anagni, Fonte Meravigliosa e Certosa. Il Colleferro invece viene dalla dolorosa sconfitta contro il Villalba per 3-2. Qualche polemica arbitrale nell'ultimo match, vista anche l'espulsione di Giustini nella prima frazione di gioco, però comunque Colleferro chiamato a rialzarsi davanti al proprio pubblico, che oggi si sta facendo sentire come sugli spalti dello stadio Andrea Caslini. Allora la rimessa laterale battuta dal Gaeta, che adesso prova a farsi vedere davanti. Lo scambio con sigillo non va a termine, allora Colleferro che torna in possesso. Parfait porta il pallone, si appoggia su Moriconi, allarga il gioco Virdis, ancora Moriconi, riceve il numero 5, pallone in verticale, intercetta la difesa del Gaeta che riesce anche ad evitare il corner, concede soltanto la rimessa laterale in zona offensiva, già battuta Oduamadi, la porta il numero 11, scambia con Parfait, il pallone in verticale a cercare Virdis che la mette al centro, c'è posizione di fuorigioco però del numero 16, e allora si ripartirà con un calcio di punizione per il Gaeta. Quando siamo giunti al settimo minuto di gioco, ancora nessuna occasione vera e propria da segnalare in questi primi minuti. Squadre che si studiano in campo. Cardoso chiama i suoi a salire, è pronto a rimettere in gioco questo pallone. Arriva adesso il rilancio, intercetta la difesa del Colleferro, poi serie di batti e ribatti, gioca in mezzo al campo il Gaeta. Noman se la viene a prendere con il petto, poi Capitan Vitale sbaglia, riesce a recuperare però il Gaeta con Altobelli che torna direttamente da Cardoso. Il rilancio intercettato da Parfait che può va addirittura da centrocampo. Buona l'idea, aveva visto fuori dai pali Cardoso, meno l'esecuzione, ma Colleferro che si sta facendo vedere davanti questa prima fase di gioco. Non è in verticale a cercare Noman, ha già intercettato il Colleferro, incessante il supporto
dei tifosi di casa che li sentite in sottofondo. Intanto Amici prova a puntare il capitano, pallone per Duamadi, non c'è fallo secondo l'arbitro, chiedeva una trattenuta qui Amici, suggerimento troppo lungo per l'ex Milan. E allora si ripartirà con una rimessa dal fondo di cui si incarica il numero 1 Cardoso. Sarà una sfida anche fra bomber, quella di oggi fra Noman da una parte. Conosciamo tutti l'attaccante del Gaeta, che quest'anno è già a quota 3 gol, quasi 200 gol in Serie D, 38 anni, grande esperienza per lui. Dall'altra parte invece gioca dal primo minuto Cardillo, che di gol in Serie D ne ha fatti 73 in 230 presenze, ex Ostia Mare, Real Monterotondo Scalo. Deve ancora trovare il primo gol in campionato, ma si è sbloccato in Coppa Italia con la doppietta segnata nei confronti dell'Audace. Adesso Duamadi prova a scambiare con Amici, parte velocissimo il numero 11, prova a scaricare su Virdis, può metterla al centro, c'è posizione di offside ancora del numero 16, protesta qui a Duamadi. Già battuto il calcio di punizione, Vitale la porta, numero 4 Spirito torna indietro, ancora Vitale attaccato dal pressing di Amici, pallone a cercare Novan, prova a fare da sponda il numero 9, intercetta Morigoni, poi la mette giù il Colleferro. Duamadi conquista una rimessa laterale, in battuta si incarica Virdis, alla battuta il numero 16, stacca Cardillo di testa, pallone che si perde sull'out di destra, e allora Gaeta che può ripartire direttamente da questo fallo laterale. Abbiamo superato i primi 10 minuti di gioco, undicesimo sul cronometro, intercetta qui il Colleferro con Criscuolo, pallone girato dall'altro lato, Pacu, provano ad andare poi Casazza, lo scambio ancora con Porcu che va sul fondo, il cross al centro intercettato dalla difesa ospite. Sarà rimessa laterale in zona offensiva per la formazione di Enrico Baiocco. Battuta in questo momento, Cardillo se la viene a prendere sulla linea di fondo, il cross al centro a cercare Duamadi, attraversa tutta l'area, poi c'è Virdis che va a riprendersela di forza, si strattonano giocatori, alla fine la meglio il Gaeta, l'arbitro lascia proseguire, si lotta in mezzo a tre e calcio di punizione poi fischiato su Spirito. Protestano però i giocatori del Colleferro per una trattenuta nei confronti di Virdis. Cosa da ridire qui Virdis all'arbitro, sembrava evidente la trattenuta, alla fine l'arbitro ha deciso di far proseguire e di fischiare questo calcio di punizione successivamente a favore del Gaeta. Già battuto Vitale, sigillo, viene incontro qui a Zoide che era salito, alla fine conquista un'altra rimessa laterale la formazione ospite. Oggi in completo nero
battuta al centro dell'area a cercare Noman, lo controlla qui la retroguardia del Colleferro, farà calcio d'angolo per la formazione di Bellamio che adesso prova a far salire le torri, si fa vedere per la prima volta in questo primo scorcio di gara. L'arbitro controlla che sia tutto ok nella mischia al centro dell'area, il pallone che spiove, alla fine l'ultimo tocco sembra essere di un giocatore del Gaeta e allora sarà rimessa laterale per il Colleferro, insidioso questo corner battuto dalla sinistra, attraversato tutta l'area. A trovare però la spizzata vincente, allora si può ripartire. Pallone direttamente dalle parti di Cardoso che va al rilancio. Parfait stacca di testa, Noman prova a prolungarla. Attenzione a questo pallone per Bellante che scatta velocissimo sulla fascia sinistra. Viene anticipato però dall'ottimo intervento di Porcu. Quindi rimessa laterale per il Gaeta, se ne incarica De Lorenzo con le mani, Noman viene a prendersi allo scambio nello stretto con Bellante che prova a sprintare, viene controllato però dalla rocciosa difesa del Colleferro e adesso può ripartire direttamente dal fraseggio difensivo. Virdis attaccato alto da Zonfrilli, l'ultimo tocco è del numero 10, allora Colleferro che può ripartire direttamente dai piedi del suo numero 1. Ancora poche occasioni da segnalare in questi primi 15 minuti di gioco del match fra il Colleferro e il Gaeta, ancora fermo sullo 0-0, un match sicuramente importante per entrambe le formazioni, con il Gaeta chiamato a confermarsi e a tenere il ritmo lì in testa alla classifica insieme al Sora. Colleferro che invece dopo il passo falso all'Ocre Smoca contro il Villalba è chiamato al riscatto in campionato, in Coppa Italia l'abbiamo ricordato prima, è arrivato con la conquista degli ottavi di finale. Attenzione qui, seguiamola questa offensiva del Gaeta, il cross di Bellante, prova ad intervenire Zonfrilli che però non riesce ad arrivare sul pallone. Allora Colleferro che può ripartire, alzato il pressing il Gaeta adesso. Criscolo riceve in mezzo al campo, scambia con Parfait. Bianchi prova ad alzare la testa, cerca un compagno libero, si fa vedere ancora Criscolo in mezzo al campo di prima, il pallone di Porcu a cercare Cardillo, riesce ad intercettare la difesa del Gaeta, pallone che però è ancora in di proprietà del Colleferro. Amici, lo scambio, poi il pallone in verticale, Cardillo se la viene a prendere, Parfait gioca di prima il Colleferro, ancora l'ex Genova e Crotone, poi Criscolo sventaglia dall'altra parte per Oduamati, la controlla il numero 11, prova ad andare via la prima marcatura, viene messo a terra da Spirito, sarà calcio di punizione. Siamo leggermente defilati rispetto alla porta difesa da Cardillo. C'è anche un cambio pallone.
con calma il Colleferro Criscolo, posiziona la sfera sul punto di battuta. L'arbitro Ercole controlla che sia tutto ok. Barriera posizionata a distanza, Criscolo pronto alla battuta, il pallone al centro, interviene Noman, troppo corta la battuta del numero 8. Colleferro che allora può usufruire di questa rimessa laterale in zona offensiva. La battuta va a Virdis. Cardillo prova a scambiare nello stretto, intercetta la difesa del Gaeta, poi serie di batti e ribatti, alla fine la spazza più lontano che può, sfavillante direttamente dalle parti di Ercoli, pronto al rilancio, rischia qualcosa qui Porcu, alla fine è costretto a questo rilancio e a concedere la rimessa laterale. Bellante prova a sprintare il numero 11, va via la prima marcatura e calcia, pallone che termina al lato controllato da Ercoli, si è fatto vedere però davanti il Gaeta con Bellante. Passiamo già dall'altra parte, Udoamadi, controllo così e così, riesce a conquistare però un'ottima rimessa laterale. Virdis controlla l'ex Tivoli, poi Udoamadi punta il numero 11, va via da Zoide, va fino in fondo, chiede un calcio di rigore, l'arbitro era vicinissimo e ha indicato di continuare, qui la trattenuta e arriva anche il primo cartellino giallo nei confronti di Criscolo, il numero 8 del Colleferro, che si becca così il primo cartellino giallo del match. Fermata la ripartenza del Gaeta, fallo tattico e quindi calcio di punizione per la formazione ospite. Andiamo a vedere intanto anche gli altri risultati sugli altri campi. Luis e Villalba ancora ferme sullo 0-0, così come Insieme Formia e Ferentino. La sbloccata invece la Procalcio Tor Sapienza sul campo del Certosa. Anagni e Vigovaro invece sono sull'1-1, 0-0 fra Idri Calcio e Vigor Perconti, così come qui al Caslini fra Colleferro e Gaeta. Adesso prova ad attaccare, viene fermato il numero 10 Zonfrilli e calcio di munizione per il Colleferro. Siamo giunti al 22esimo minuto di gioco, porta il pallone qui Morigoni, lo scambio nello stretto con Virdis, ancora Morigoni prova a far viaggiare a Udoamadi, c'è l'anticipo però in copertura della difesa ospite. Battuta da Virdis la rimessa laterale, Criscolo, ancora Virdis, riceve il numero 16, prova a scambiare con Udoamadi, la tiene il numero 11, va via la prima marcatura, poi scarica ancora su Criscolo, cambia lato, Porcu, il rilancio di Bianchi a cambiare lato da Udoamadi, anticipa Zoite, adesso può uscirne, commette fallo il numero 2. Allora la punizione è per il Colleferro.
tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione. Solito Criscuolo alla battuta, posizionata la barriera. Si aspetta solo il fischio dell'arbitro Ercole che arriva in questo istante. Criscuolo al centro a cercare lo stacco di Bianchi, anticipato però il numero 2 del Colleferro. Rimessa laterale per la formazione di casa. Osserva con attenzione Baiocco in panchina. Parfait in mezzo al campo. Criscuolo cambia lato, si fa vedere Virdis, riceve e tiene in campo il numero 16, anzi no, se l'è trascinata fuori l'ex giocatore della Tivoli Calcio. A Zoite la battuta, si fa vedere Noman, riceve il numero 9, difende il pallone, poi lo scarica per vie centrali. Ancora Noman, prova a cambiare lato da Bellante, capisce tutto qui Porcu, poi rischia qualcosa a Casazza ma riesce ad andare via molto bene. Pallone per Cardillo, si gira il numero 9, viene messo a terra da l'intervento di Altobelli. Allora calcio di punizione per la formazione di casa, già battuto Criscuolo, si fa vedere Amici, riceve poi scarica da Porcu, ancora Parfait, Criscuolo sbaglia qui il passaggio, riesce ad arrivare in qualche modo il pallone da Virdis, lo scambio con Duamati, alla fine in tercenta Zonfrilli. Vitale si appoggia all'indietro, sfavillante, deve andare al rilancio il numero 6, alza la bandierina l'assistente, c'è un fallo segnalato. Allora calcio di punizione per il Gaeta, si riorganizzano le due squadre in campo, si fa sentire Baiocco. Sbaglia qui il disimpegno il Gaeta, riesce a recuperare però in qualche modo la formazione ospite. Noman difende molto bene il pallone, poi lo scarico così e così. Ha già recuperato il Colleferro Ercoli, si viene a prendere il pallone, poi Moriconi, la porta il numero 5. Altro acquisto importante per la formazione di Baiocco. Qui Cardillo parte da posizione irregolare, l'ex Ostiamare ha provato la conclusione senza però centrare lo specchio. Allora sarà rimessa, anzi calcio di punizione vista la posizione di offside del numero 9. Altobelli alla battuta, chiama a salire i compagni, lascia l'incarico a Cardoso che va al rilancio, non è a cercare Bellante, la mette giù il numero 11, si gira con velocità, poi prova a sprintare sulla sinistra, serie di finte, Bellante alla fine viene controllato, se la va a riprendere di forza Noman, ancora Bellante, prova a metterla al centro. Possono essere un fattore importante Bellante e Noman per questo Gaeta, sicuramente lo sono stati in questo inizio di campionato. Tre gol per Noman queste prime 5 giornate, 2 per Bellante. Battuta di questo corner al centro, viene prolungata dalle parti di Noman, riesce a spazzare in qualche modo la difesa del Colleferro, poi Virdis trasforma in oro questo pallone per Moriconi, si fa vedere a Duamati, pallone così e così, deve fermarsi il numero 11,
prova a sprintare, serie di finte, alla fine sbatte sul muro di sigillo, finisce anche per commettere fallo. Allora il calcio di punizione per il Gaeta, già battuto, c'è un fallo qui di Parfait. Gioco spezzettato in questa fase di gioco, siamo giunti al 28esimo, sta per scoccare il 29esimo minuto. Ancora nessuna grande occasione da segnalare in questi primo scorcio di gara. Attenzione qui a Bellante che scatta velocissimo, riesce ad arrivare sul pallone il numero 11, il pallone al centro, attraversa tutta l'area, non trova però nessuna compagno in maglia nera, e allora Colleferro che può uscire in disimpegno, è il fallo qui su Amici. Il calcio di punizione fischiato per la formazione di casa. In questo momento il calcio di punizione, Criscuolo torna direttamente indietro da Bianchi, Moriconi, scambio difensivo fra i due, poi gioco allargato per Porcu, già intercettato però il pallone dal Gaeta, adesso riparte da Vitale, pallone così e così, intercettato, Cardillo, Casazza, numero 20, prova a metterla al centro, pallone intercettato da Vitale, quindi c'è anche un fallo su Bellante, allora altro calcio di punizione. Bellante prova a girarsi in un fazzoletto, pallone che rimane in campo, poi Bianchi lo ripropone davanti per il Correferro, prova a staccare Duamadi, anticipato dalla retroguardia del Gaeta, il rilancio di Vitale, sarà sicuramente una bella sfida quella sulla fascia sinistra fra Bellante e Porcu, che avrà sicuramente il suo bel da fare su quel lato. Noman se la viene a prendere, l'esperto centravanti del Gaeta, conquista una rimessa laterale poco avanti la linea mediana del campo. Pronto alla battuta. Pallone intercettato da Criscuolo, deve girarsi il numero 8, la rilancia più lontano che può, intercettata solo per un attimo, ancora Criscuolo, prova a girare, a cambiare lato, molto bene per Virdis che ha un po' di campo per salire, prova a farsi vedere anche Duamadi, Virdis va al centro, pallone che attraversa tutta l'area, leggermente lungo, si era fatto vedere da quella parte Casazza. Allora nulla di fatto, si ripartirà con la rimessa dal fondo affidata a Cardoso, già battuta, Vitale porta il pallone, il numero 4 attaccato, conquista una rimessa laterale nel disimpegno, ha rischiato qualcosa qui il numero 4, qui Criscuolo intercetta, pallone per Cardillo, la controlla molto bene, si fa spazio Duamadi che prova a puntare, lo scarico per Casazza che colpisce la traversa, prima vera occasione del match ed è di firma del Colleferro con
la conclusione di Casazza, bello la sponda di Cardillo che ha fatto spazio per Oduamadi. Alla fine la conclusione del numero 20 termina sopra la traversa, sbattendo anche sul legno della porta difesa da Cardoso. Prima vera occasione di questo match. Adesso la squadra di Paiocco ancora in possesso, Griscolo, Morigoni, cambia lato, Virdis, Amici, se la viene a prendere in mezzo al campo il numero 10, poi Oduamadi, ancora Virdis, Amici prova a ridargli questo pallone, si mette davanti però a Zoide. Con esperienza conquista un importante calcio di punizione che permette al Gaeta di riorganizzarsi e di allontanare il pericolo nella formazione di casa, che negli ultimi minuti ha alzato il baricentro e si è fatta vedere pericolosamente davanti. Pronto al rilancio Cardoso, arriva adesso il fischio dell'arbitro, Noman a staccare, lotta con Morigoni, altro duello interessantissimo questo tra il numero 5 del Colleferro e il centravanti del Gaeta. Vitale prova a sventagliare davanti, passa alle spalle di tutti Bellante, la posizione regolare, Bellante fino in fondo. Ottima l'uscita di Ercoli che riesce a sventare il pericolo. Si è fatto vedere davanti anche il Gaeta che ha risposto alla traversa colpita da Casazza. Bella sventagliata di Vitale con Bellante che è passato alle spalle dei difensori del Colleferro. Oduamadi, siamo già dall'altra parte, il pallone tagliato al centro, non riesce a arrivare di un soffio qui Cardillo, ed è riuscito a fare la sua Cardoso, brivido, si è alzato il ritmo qui all'Andrea Gaslini di Colleferro, con continui ribaltamenti di fronte, occasioni da una parte e dall'altra. Adesso siamo già dall'altra parte con Bellante, solito sprint, pallone al centro che attraversa tutta l'area e diventa buono per Noman. La risposta di Ercoli a dire di no al centravanti del Gaeta, altra occasione per la formazione ospite, ma siamo già dall'altra parte con Oduamadi che prova a sprintare, va via la prima marcatura, viene messo giù e c'è giallo per simulazione, ammonito il numero 11 del Colleferro. Era andato via molto bene alla prima marcatura, poi il contrasto con Azzoide, l'arbitro ha visto però una simulazione da parte dell'attaccante ex Milan, idolo ormai della tifoseria del Colleferro. Una scelta di cuore, così l'ha definita l'esterno della formazione di Baiocco, che ha deciso di restare nonostante le offerte pervenute quest'estate per il suo cartellino. Ha deciso però di rimanere in rosso-nero, sposando
La causa della Colleferro ancora una volta. Adesso ha recuperato il pallone Bianchi, che prova a far partire proprio il numero 11, Oduamadi. L'uscita coraggiosa di Cardoso, che riesce a spazzare in fallo laterale. Ha rischiato qualcosa qui sull'uscita, provvidenziale però il suo intervento. Adesso Gaeta, che prova ad uscire da una situazione complicata, sigillo, esce con eleganza, poi serve Bellante, ha un po' di spazio per puntare il numero 11, va fino in fondo, supera la prima marcatura e poi appoggia in rete, l'ha sbloccata il Gaeta. Ma che cosa ha fatto qui Bellante? Che discesa del numero 11, cambia il parziale al 38esimo con il gol di Bellante, il terzo del suo campionato. Cambia il parziale a Caslini, l'uscita elegante di sigillo in mezzo al campo, che ha liberato poi Bellante, che in velocità si è fatto beffa della difesa del Colleferro, sbloccando il risultato al Caslini. Gaeta in vantaggio al 39esimo minuto di gioco con la rete di Bellante, e adesso Colleferro che deve inseguire. Amici, Virdis, Morigoni. Porcu, Casazza, prova subito a reagire la squadra di casa. Cardillo prova a puntare il numero 9, si appoggia lì indietro, viene anticipato però qui Criscuolo dall'intervento di Spirito, che va da Noman, la sponda, calcio di punizione. Calcio di punizione di cui si incarica Capitan Vitale. Una fretta, adesso il Gaeta, Noman viene a fare da sponda, tiene il pallone, lo difende, poi torna saggiamente indietro dal numero 5 Altobelli, poi Spirito in mezzo al campo, lotta, alla fine la punizione per il Colleferro. Capannello di giocatori, qualche spinta. Adesso c'è un po' di nervosismo in campo, non deve perdere la testa il Colleferro. Soprattutto Oduamadi, che è già ammonito e sta rischiando. Lo allontana Virdis. Capannello di giocatori e c'è un giallo che arriva nei confronti di Spirito, il numero 7 del Gaeta. Primo giallo per la formazione ospite. Qualche protesta sulle tribune dello stadio comunale Andrea Caslini di Colleferro. Arriva adesso il fischio e si riprende a giocare. Morigoni, Amici, viene a prendersela in mezzo al campo, lo storico capitano del Colleferro. Poi Morigoni va al centro a cercare lo stacco di Cardillo, pallone troppo lungo per il numero 9. E allora Cardoso esce, fa su il pallone. E fa scorrere secondi importanti sul cronometro.
Milan. Siamo giunti al 42esimo minuto di questo primo tempo. Sigillo Noman prova a girarla dal solito Bellante, la porta il numero 11, il cross tagliato attraversa tutta l'aria, poi si perde sul fondo controllato da Virdis. Ercoli ha già rimesso in gioco, prova ad accelerare adesso la manovra il Colleferro, Bianchi, Porcu, Parfait, ancora Bianchi, alza la testa, riesce a trovare Casazza. Criscolo cambia lato, Virdis riceve il numero 16, poi Amici se la viene a prendere in mezzo al campo, prova a puntare Amici, Criscolo, pallone da Uduamati, prova a controllarla, viene messo giù, non c'è fallo secondo l'arbitro. Allora Noman riparte spirito, pallone per Bellante allargato sulla sinistra, prova a puntare il numero 11, solito gioco di gambe, va via la prima marcatura, poi se la trascina fuori. Allora Colleferro di nuovo in possesso, Morigoni, la porta il numero 5. Amici, Virdis, gioco allargato sulla sinistra, lo controlla qui Spirito, poi ancora Amici, Criscolo, vie centrali, si fa vedere Parfait, un po' di campo adesso il Colleferro, pallone in verticale, Uduamati, lo scambio nello stretto con Casazza, capisce tutto la difesa del Gaeta, pallone di nuovo però recuperato dal Colleferro, Parfait prova ad andare sul fondo, sterza il numero 13, pallone al centro per Cardillo, anticipato dall'uscita di Cardoso. Allora il rilancio lungo di Altobelli, intercetta Bianchi, poi Porcu deve rilanciarla davanti dove ci sono però solo maglie nere. Allora Gaeta che può ripartire, Sigillo danza sul pallone il numero 8, poi Bellante prova a ridargliela, l'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa laterale per il Colleferro. Virdis, Morigoni lascia ad Amici, prova a portarla il numero 10, Uduamati lascia l'incarico a Virdis, prova il pallone di ritorno, pallone intercettato dall'attento Zoite, sarà fallo laterale per la formazione di casa. 45esimo che sta per terminare, solo recupero per provare a cercare il pareggio. Arriva però il triplice fischio dell'arbitro senza recupero. Termina dopo 45 minuti di gioco esatti il primo tempo fra il Colleferro e il Gaeta. Conduce la formazione ospite per 1-0 grazie alla rete segnata al 38esimo minuto da Bellante. Squadre che quindi rientrano negli spogliatoi per l'intervallo. Noi ci prendiamo 15 minuti di pausa e poi torniamo per il secondo tempo di questo Colleferro Gaeta. Gara valida, lo ricordiamo, per la sesta giornata del campionato di eccellenza Girone B. Ben trovati amici di MySP, conclusi i 15 minuti di riposo e di intervallo tra la prima frazione e la seconda frazione di gioco. Ci troviamo allo stadio Andrea Caslini di Colleferro per la sfida
tra la formazione di casa e il Gaeta, risultato sullo 1-0 per la formazione ospite grazie alla rete siglata al 38esimo minuto da Bellante. Sarà il Colleferro a battere questo calcio d'inizio della ripresa, squadre in campo che sembrano essere tornate con gli stessi 11 della prima frazione di gioco. Si riparte, è cominciato il secondo tempo di questa sfida tra le più attese della sesta giornata del campionato di eccellenza Girone B. Gaeta chiamato a difendere la prima posizione in classifica, maturata grazie alle 4 vittorie consecutive ottenute . Solo una sconfitta per la formazione di Andrea Bellamio all'esordio contro il Monte San Biagio, poi sono arrivate soltanto gioie per il Gaeta. Adesso il Colleferro prova a manovrare alla ricerca del pareggio. Criscolo, il pallone al centro per Parfait che prova l'aggancio, controllo difficile, il pallone che termina direttamente fra le braccia di Cardoso che fa suo il pallone, permette ai suoi di riposizionarsi e rimette adesso in gioco la sfera. Il rilancio di Altobelli a cercare lo stacco di Noman, prova a lottare il numero 9, c'è un fallo su Moriconi, ha sbracciato il numero 9. Allora Colleferro che prova a ripartire direttamente dai piedi di Criscolo, prova a cambiare lato il numero 8 dalle parti di Oduamadi, non è troppo lungo però per il numero 11, allora rimessa laterale per la formazione ospite. Noman riceve, controlla, si appoggia su Sigillo, poi il pallone intercettato di nuovo dal Colleferro, punizione già battuta, Amici, Parfait cambia lato, si fa vedere Porcu, il pallone tagliato al centro per Oduamadi che non riesce a deviarla, poi ancora Porcu prova a riproporsi davanti, intercetta solo per un attimo il Gaeta, Bianchi la spazza, cambia lato da Virdis, Criscolo, ancora Virdis verticale, se la viene a prendere Amici, poi Criscolo deve uscire da una situazione complicata, si gioca in un fazzoletto, Virdis prova a sprintare, viene fermato con un fallo però, la punizione è per il Gaeta. Dicevamo, nessun cambio per i due allenatori nell'intervallo, e allora squadre che si schierano con lo stesso 11 della prima frazione di gioco. Ercoli fra i pali per il Colleferro, difesa con Bianchi, Virdis, Bianchi, Moriconi e Porcu, centrocampo composto da Amici, Criscolo e Parfait. Attenzione però a questa azione del Colleferro, il pallone tagliato al centro che attraversa tutta l'area, non riesce a tenerla in campo Duamadi, la rimessa è per il Gaeta. Dicevamo, chiude l'11 del Colleferro il tridente formato da Oduamadi, Cardillo e Casazza. Gaeta che invece si schiera con Cardoso fra i pali, Azzoite, De Lorenzo, Vitale, Altobelli, Spavillante, Spirito, Sigillo e davanti il tridente composto da Zonfrilli, Noman e Bellante. L'odore del gol che in questo momento sta decidendo la gara. Tanto qui Casazza prova a girarsi, lo fa molto bene, Parfait ha un po' di campo per servire Criscolo. La conclusione che termina di un soffio dall'incrocio dei pali
primo squillo di questa seconda frazione di gioco della squadra di Baiocco, con la conclusione di Criscuolo che è terminata di poco al lato rispetto all'incrocio dei pali della porta difesa da Cardoso, che adesso va al rilancio lungo a cercare il solito Noman. Interviene però Amici, poi spazza lontano la difesa della Gaeta. Moriconi a lottare insieme a Noman, si trattengono i due, l'arbitro lascia giocare. Alla fine il pallone viene recuperato dal Colleferro con Virdis, prova a girarsi in un fazzoletto Amici, viene steso a terra, calcio di punizione per la formazione di casa, già battuto, adesso prova ad alzare il ritmo l'11 di Baiocco. Virdis trattenuto, ancora fallo e ancora un calcio di punizione, protesta il pubblico dello stadio Gaslini. Moriconi, la porta è il numero 5, pensa alla conclusione, pallone direttamente fuori dal terreno di gioco. E allora Cardoso, che con calma può andare al rilancio. Che arriva in questo momento. Amici e Noman a lottare. Fine la conquista Zonfrilli. Poi il rilancio di spirito a cercare ancora lo scatto di Noman. C'è in copertura Moriconi che si appoggia da Ercoli. Rilancio dall'altra parte, Cardillo parte da posizione di fuorigioco. Offside del numero 9 e calcio di punizione quindi per la formazione ospite. Già battuto, a cambiare lato da Bellante, una spina nel fianco nella prima frazione. Il cross tagliato a cercare lo stacco di Noman, prova a lottare, poi alla fine Virdis a rilanciarla più lontano che può. Criscuolo prova a mettere ordine, alla fine la intercetta Vitale che la gira con eleganza. Zonfrilli ha un po' di spazio per puntare il numero 10, il pallone al centro per Noman che l'appoggia dentro, c'è offside però. E allora calcio di punizione, nulla di fatto, già battuto Parfait, prova a girarsi in un fazzoletto, va via il numero 13 che adesso ha cambiato ritmo, il pallone a cercare Cardillo, così è così il suggerimento, capisce tutto la difesa del Gaeta che adesso esce con eleganza. Bellante, Noman se la viene a prendere, lo scambio ancora con Bellante che può accelerare, incespica sul pallone il numero 11 e allora occasione sfumata per la formazione ospite. Adesso ha un po' di spazio Casazza, prova a puntare il numero 20 che poi pensa alla conclusione, pallone che termina al lato, controllato con calma da Cardoso. Andiamo a vedere il parziale anche sugli altri campi. Luis e Villalba ferme sullo 0-0. Il Tor Sapienza conduce per 1-0 sul campo del Certosa. Anagni e Vigovaro ferme sull'1-1, mentre la Vigor Perconti sta vincendo sul campo dell'Itri Calcio per 2-1. 1-0 qui invece tra Colleferro e Gaeta, la formazione ospite che conduce grazie alla rete di Bellante. Qualche problema qui per De Lorenzo, che rimane a terra, poi si rialza accompagnato fuori dai giocatori del Colleferro. Però attenzione perché c'è un po' di movimento in panchina, non sembrano però esserci cambi, solo indicazioni per i calciatori in campo. In particolare Baiocco ha richiamato a sé Casazza,
tutto pronto per riprendere con il rilancio di Cardoso, cercare il solito Noman, non è intercettato dalla difesa del Colleferro, che adesso può farsi vedere davanti con Casazza. Criscuolo in mezzo al campo, prova a cambiare lato, Virdis, non è intercettato, Morigoni, colpetto, Parfait viene a prendersela nel mezzo al campo, poi Porcu, ancora Parfait, via la prima marcatura con eleganza, prova a scodellarla davanti da Oduamadi, il controllo così e così diventa buono però per l'inserimento di Virdis. Amici prova a calciare, pallone intercettato in presa bassa da Cardoso che poi lo rilancia lontano per permettere la sostituzione. De Lorenzo che non ce la fa, al suo posto entra il numero 19 perfetto. C'è un altro cambio. Per il Gaeta, fuori Zonfrilli con la maglia numero 10 e dentro con la 13 Carnevale, quindi doppio cambio per Andrea Bellamio. C'è un cambio però anche tra le fila del Colleferro, dovrebbe entrare con la maglia numero 15 Cerioni, ad uscire il numero 19 Porcu. Quindi cambi da una parte e dall'altra, si abbassa il numero 20 Casazza per permettere a Cerioni di occupare la zona di campo più avanzata al fianco di Cardillo e Oduamadi. Rilancio di Cardoso a cercare lo scatto di Bellante, così e così Casazza riesce in qualche modo la difesa, poi Noman, diventa buono per lui il pallone, la respinta e c'è il gol di perfetto, appena entrato il numero 19, deve soltanto ribattere a rete. Ci aveva messo una pezza Ercoli sulla conclusione di Noman, non ha potuto nulla sulla ribattuta di perfetto, appena entrato il Gaeta raddoppia con la rete di perfetto. E adesso si fa dura per il Colleferro, sotto di due, possiamo dirlo, cambio azzeccatissimo quello di Andrea Bellamio con l'ingresso di Perfetto. E dopo un solo minuto è andato a rete. Adesso amici prova a scuotersi il Colleferro, Parfait, Casazza, Cerioni, prova a danzare sul pallone amici, se la sposta sul destro, va al cross, conquista un importante calcio d'angolo. Battuta corta, ancora corner. Cross battuto ancora sul primo palo, prova la deviazione Cardillo e però non trova lo specchio della porta. Doccia fredda quella
questa per il Colleferro, adesso sotto di due e che deve rimontare questo doppio svantaggio. Cardillo prova a lottare il numero 9, alla fine con eleganza Carnevale. Lo scambio difensivo della retroguardia del Gaeta, e poi conquista una rimessa laterale che permette alla formazione ospite di rifiatare e riorganizzarsi in campo. Vitale col tacco, c'è un fallo qui di Parfait e si becca il giallo il numero 13. Aveva rischiato poco fa, adesso colpo duro sul numero 4, un po' di nervosismo dei giocatori del Colleferro che non devono perdere la testa se vogliono provare a riacciuffare questa gara che si è messa in salita dopo il raddoppio di Perfetto. Calcione gratuito del numero 13 sul capitano del Gaeta Vitale. Vitale che rimane a terra. Staff medico che si accerta delle sue condizioni. Qualche scambio non proprio amichevole di battute fra Parfait e Vitale. E insomma delle scene che non vorremmo vedere. La tensione è sicuramente alta per una sfida che vale tanto per entrambe le formazioni. Qui Morigoni lotta con Noman, riesce ad uscire dalla pressione servendo Cerioni, poi Casazza si allarga su Parfait, il cross del numero 13 che attraversa tutta l'aria, l'uscita di Cardoso che fa suo il pallone, lo stringe fra le braccia e fa passare secondi importanti sul cronometro. 63esimo, se n'è andata la prima ora di gioco. Gaeta conduce 2-0 sul Colleferro grazie alle reti di Bellante e Perfetto. Intanto seguiamola questa azione di sigillo che fa correre Bellante, è velocissimo il numero 11, non riesce a tenerla in campo, arbitro era vicino, è indicato il fallo laterale a favore della formazione di casa. Bianchi intercetta Spirito, poi il pallone ancora del Colleferro, prova a danzare sul pallone Amici, la porta il numero 10, scarica sul neo entrato Cerioni che poi cambia lato, così e così, alla fine c'è fallo di Noman, in ritardo si becca il giallo il numero 9, contrasto fortuito, sicuramente non cattivo. Ma giusto il cartellino per il numero 9. E poi si va a chiarire con Morigoni.
Ha bisogno di una scossa il Colleferro, di un episodio per provare a riaprire questa gara che si è messa in salita dopo il gol del raddoppio segnato da Perfetto. Appena entrato il numero 19 ha fatto male alla formazione di Baiocco. Criscuolo, pallone scodellato al centro per Cardillo, che diventa buono per Virdis. La riaperta il Colleferro, eccolo l'episodio che serviva alla formazione di Baiocco per riaprirla. L'urlo del Caslini. Adesso cambia la partita, cambiano gli umori, perché il Colleferro ha accorciato le distanze con la rete di Virdis. Al 65esimo la riaperta del Colleferro, 25 minuti ancora, più recupero per rimettere in piedi questa gara. Cerioni, pallone in verticale, la spazza lontano il Gaeta, rimessa laterale. Adesso si fa sentire sempre più incessante il pubblico del Caslini. Pallone scodellato in aria, può diventare buono per Morigoni, la mette giù il numero 5, poi Criscuolo prova a cambiare lato, riesce ad intercettare qui Carnevale, poi Oduamadi di forza se la va a prendere, prova a sprintare il numero 11, il cross al centro, pallone che rimane lì e poi salva sulla linea. Incredibile occasione per il Colleferro, non è finita. Criscuolo dalla distanza, pallone che termina al lato, a un passo dal pareggio il Colleferro, che adesso ci crede. Occasionissima per la formazione di casa, con Cerioni che a porta vuota ha provato ad appoggiare in rete il salvataggio, però sulla linea della difesa del Colleferro e della difesa del Caeta, scusate. Occasionissima per la formazione di casa, che adesso ci crede, ha alzato il ritmo e anche il baricentro. Bianchi lascia Criscuolo, Morigoni, Virdis, ancora Criscuolo, pallone scodellato davanti, intercetta Zotei. Battuta la rimessa laterale, prova a partire qui Oduamadi, viene steso, calcio di punizione per il Colleferro. Adesso è un'altra partita. Si prepara alla battuta Criscuolo, l'arbitro mette a debita distanza la barriera, ne vuole soltanto uno a saltare Cardoso. Tutto pronto per la battuta, arriva adesso il fischio di Ercole, Criscuolo al centro, la battuta tagliata, prova la deviazione Amici, pallone che termina di poco alto sopra la traversa. L'ha già battuta il Gaeta. Altobelli, Azzoite rischia qualcosa nel disimpegno, conquista la rimessa laterale il Colleferro,
è cambiata la partita al Caslini. Parfait, via la prima marcatura, prova ad andare in percussione il numero 13, va e poi c'è un brutto fallo di Sfavillante che si becca il giallo, il numero 6. Deciso l'intervento di Sfavillante, che ha colpito duro Parfait. C'è bisogno dell'intervento qui dello staff medico per soccorrere Parfait. Intervento deciso di Sfavillante che si è beccato il giallo. C'è tanto in gioco in questa gara tra il Colleferro e il Gaeta. Chiedevano il rosso diretto i giocatori del Colleferro, l'arbitro ha optato però per il cartellino di colore giallo. Zoppica Parfait, che adesso viene accompagnato fuori dallo staff medico zoppicante. Vedremo se ci sarà bisogno di un cambio o se il numero 13 ce la farà. E Colleferro momentaneamente in 10 in attesa di conoscere le condizioni di Parfait, ma che adesso può usufruire di questo importante calcio di punizione affidato al solito piede, quello di Criscolo, barriera folta per Cardoso, addirittura 5 più la mini barriera formata dal Colleferro per impedire la visione al numero 1 del Gaeta. È tutto pronto, fischio che arriva in questo istante. Rincorsa di Criscolo, prova ad andare direttamente in porta, Cardoso a dirgli di no. Non è finita però, ancora a riproporsi davanti il Colleferro, prova a spizzarla qui Cardillo senza però trovare fortuna. Spirito, prova ad andare, è rientrato Parfait, sembra star bene, attenzione a questo pallone che diventa buono per Perfetto, c'è fuori posizione di fuorigioco del numero 19 che era partito leggermente avanti rispetto alla linea difensiva del Colleferro, che adesso può ripartire con Capitan Amici. La porta è il numero 10, Virdis prova a sprintare, si lotta in un fazzoletto, alla fine il rilancio di Azzoite che diventa buono per Noman, la controlla il numero 9 che si porta a casa la rimessa laterale che fa rifiatare i suoi. E permette alla formazione ospite di riorganizzarsi in campo. Settantatreesimo in corso. L'ha recuperata il Colleferro. Pallone buttato davanti, lotta qui Amici, si prosegue, alla fine il pallone del Gaeta, Azzotei, pallone che diventa buono per Noman, posizione di fuorigioco però del numero 9.
Bianchi al rilancio, cerca Cardillo, prova a controllarla il numero 9, attaccato con un fallo, sarà calcio di punizione sulla tre quarti. Pronto alla battuta Criscuolo. Morigoni scarica su Amici, la porta il numero 10, poi Virdis può andare al cross, tagliato al centro, esce bene qui Sfavillante che la rilancia lontano direttamente in fallo laterale. Alla battuta Casazza, Bianchi la controlla col petto, poi va ancora dal numero 20 che è costretto a tornare indietro da Ercoli. Morigoni ha un po' di spazio per portare il pallone, poi si appoggia su Amici. Morigoni cambia lato, Cerioni lo scambio con Casazza, lo ferma qui si Spirito, adesso deve spazzarla in una situazione complicata, alla fine ci pensa Altobelli a rilanciarla, è buono questo lancio per Noman che può difenderla e controllarla, si fa vedere sigillo, può incunearsi il numero 8, Morigoni, un muro lì dietro, e allora Parfait può ripartire Amici, sgambettato, si prosegue per il vantaggio, Parfait si addormenta, alla fine sarà calcio di punizione per il Colleferro. Già battuto Amici. Oduamadi deve accendersi il numero 11, è mancato un po' in questa seconda frazione di gioco. Amici, Criscuolo, ancora Amici, scambiano i due in mezzo al campo, cambio lato da Casazza, prova a puntare il numero 20, si fa vedere qui Cerioni, spinto senza fallo però di mestiere da Spirito, e allora rimessa laterale per il Gaeta, già battuta, Vitale deve spazzarla, lo fa a cercare Noman, c'è Morigoni a lottare, pallone controllato dal numero 5 che la strappa con un fallo però il centravanti nel Gaeta, e allora sarà calcio di punizione, già battuto Criscuolo, la porta il numero 8. Settantasettesimo sul cronometro, 13 più recupero per le speranze del Colleferro, il rilancio di Altobelli, Morigoni a controllare, sbaglia però il passaggio il numero 5. Allora Gaeta che si accontenta della rimessa laterale, si alza dalla panchina della formazione di casa il numero 14 Colace, vediamo se entrerà in questo momento oppure se si dovrà attendere ancora un po', sì perché è stata già battuta la rimessa, perfetto, va via con un sombrero delizioso, poi il pallone da Bellante che può controllarla, c'è fuori gioco del numero 11 e quindi pericolo allontanato dal Colleferro. Criscuolo, Morigoni, la porta il numero 5, va in percussione, poi scarica su Parfait, cambia lato da Cerioni, ha un po' di spazio per puntare il numero 15, serie di finte, va sul fondo, la mette al centro, l'intervento di Vitale sarà calcio d'angolo e possono salire adesso le torri del Colleferro. Calcio d'angolo battuto e
allontanato dalla difesa del Gaeta, poi Casazza prova a riproporlo davanti, Bianchi a lottare, riesce a conquistare questo pallone in zona offensiva, poi Parfait la mette forte al centro, pallone deviato, rimane lì, può diventare buono per Oduamadi, alla fine la spazza lontano la retroguardia del Colleferro, c'è il cambio però per la formazione di casa, e allora esce il numero 10 Amici, capitano, che lascia la fascia Bianchi tra gli applausi del Caslini, lascia il posto a Colace. Si alza il coro del pubblico del Caslini per Amici, bandiera del Colleferro, dodicesimo anno con la stessa maglia per il classe 94, al suo posto con la maglia 14 Colace. Criscolo in mezzo al campo, Parfait alza la testa, poi cambia lato, Casazza prova a puntare, via la prima marcatura, poi prova a calciare, pallone che passa in mezzo alle gambe dei difensori del Gaeta, ma termina di poco al lato della porta difesa da Cardoso. Tanto c'è un altro cambio stavolta tra le fila del Gaeta, dentro Sibilio, fuori il numero 8 Sigillo. Quindi cambia anche Andrea Bellamio. Che cerca di dare un po' la scossa ai suoi. Attacco pesante adesso per il Colleferro con Colace, Cardillo e Oduamadi. Si gioca il tutto per tutto Baiocco. Questi ultimi 9 minuti di gioco più recupero. Noman, pallone intercettato dalla difesa del Colleferro, allora rimessa laterale per la formazione ospite, che ovviamente non ha fretta. Azzoite con le mani si ferma, poi va da Vitale, numero 4, prova a danzare, Carnevale, Spirito, dei centrali, intercetta Bianchi, ancora Spirito a riproporre, allontana la difesa del Colleferro, sarà rimessa a laterale. Pallone in verticale qui intercettato da Ercoli, ci scusiamo per l'errore di prima, non era Colace ad essere entrato nel Colleferro bensì Tuta, quindi è lui che va ad affiancare Cardillo e Oduamadi lì davanti, numero 14 Tuta. Intanto Criscolo allarga il gioco per Virdis, lo scambio con Oduamadi nello stretto, sbaglia il numero 11 e conquista però una buona rimessa laterale in zona offensiva, già battuta Criscolo. Ancora Oduamadi riceve, può provare a puntare, va via la prima marcatura Oduamadi, il pallone al centro, riesce ad allontanare la difesa del Gaeta, poi Bianchi può riproporsi davanti il Colleferro, Criscolo riceve, prova ad andare con la sventagliata a cercare Cardillo, può tenerla in campo qui Cerioni, il pallone tagliato al centro per lo stacco di Virdis, che stavolta non inquadra lo specchio, ancora pericoloso il numero 16.
che ha provato a centrare la doppietta personale. Rilancio di Cardoso, Noman a staccare, prova a prolungarla, cercare lo scatto di Sibilio, riesce ad intervenire la difesa del Colleferro che poi rischia qualcosa nel disimpegno, alla fine Bianchi deve rifugiarsi in fallo laterale. Ottantaquattresimo sul cronometro dell'arbitro Ercole, Gaeta in possesso, il pallone al centro a cercare Bellante, riesce ad intervenire la difesa del Colleferro, poi Cardillo a lottare, conquista un calcio di punizione, si lotta, attenzione qui perché Parfait è già ammonito. Casazza, Bianchi, ancora per Cerioni, punta il numero 15, il pallone al centro, non ci arriva di un soffio Tuta, andato vicino al pareggio il Colleferro, Morigoni, la porta, cambia lato, Oduamadi, deve accendersi il numero 11, Oduamadi, serie di finte, via la prima marcatura, pallone al centro, a cercare Cardillo, lo stacco intercettato, sarà rimessa laterale per il Colleferro, che adesso tenta il tutto per tutto, Bianchi, Parfait, prova ad incunearsi nello stretto, viene fermato, poi Criscolo a lottare, pallone che rimane lì, Virdis, c'è un fallo, e calcio di punizione per la formazione di casa. Posizione interessante, non proprio centrale, un po' defilata rispetto alla porta di Cardoso, ma siamo sicuramente vicini all'area di rigore. Approfittiamo per andare a vedere anche i risultati sugli altri campi di gioco, Luis e Villalba ferme sullo 0-0, la Procalcio Tor Sapienza conduce ancora per 1-0 sul campo del Certosa, Città di Anagni e Vicovaro sull'1-1, mentre la Vigor Perconti ha allungato sull'Idri Calcio e conduce per 3-1. A 2 qui invece fra Colleferro e Gaeta, quando siamo giunti all'87esimo minuto di gioco. Calcio di punizione stavolta affidato a Parfait, prova ad andare di potenza, Parfait che trova l'angolo, l'ha pareggiata il Colleferro con il gol di Parfait. Applausi del pubblico del Caslini, l'ha recuperata il Colleferro, una rimonta importantissima quella della squadra di Baiocco, che all'88esimo ha trovato il gol del pareggio. Cambia ancora quindi il parziale al Caslini,
una partita dalle continue emozioni, sicuramente divertente per gli appassionati di quello che è a tutti gli effetti il gioco più bello del mondo. Adesso il Colleferro sulle ali dell'entusiasmo prova ancora ad accelerare. Cardillo, c'è un po' di spazio qui per Tuta, può puntare il numero 14, sterza in aria, il pallone calciato sul palo, palo del Colleferro che ha rischiato di completare la rimonta con Tuta, occasionissima per la squadra di Baiocco che adesso ci crede. 89esimo, sta per scoccare il 90esimo, pallone in verticale a cercare Oduamati, prova ad andare il numero 11, pallone al centro, la spazza via Altobelli, sta soffrendo il Gaeta che dopo aver siglato il 2-0 ha abbassato il baricentro e ha concesso tanto tanto spazio al Colleferro che adesso ci crede di più, alla ricerca dell'impresa la formazione di Baiocco. Al rilancio Cardoso, sta per terminare il tempo regolamentare, poi sarà solo recupero per le speranze delle due squadre. Adesso un po' di spazio il Gaeta, Noman, il pallone al centro, c'è fuori gioco, l'aveva insaccata Bellante, annullato il gol per fuori gioco di Sibilio. Allora Colleferro che può ripartire, 5 minuti per le speranze delle due squadre, 5 minuti di recupero segnalati dall'arbitro Ercole Parfait, pallone scodellato davanti, Tuta a lottare, Ercoli, Bianchi, adesso ci crede il Colleferro così come il suo pubblico. Il pallone davanti, Cardillo, buono lo stop, prova ad allargare, non si intende però qui con Dirdis che era rimasto dietro, pallone però che è ancora di proprietà del Colleferro, si ferma il gioco perché c'è un cambio per la formazione di casa. Fuori Cardillo e dentro con la maglia numero 7 Valentino. Scelta conservativa quella di Baiocco che può contare comunque sull'apporto di Tuta e Oduamati lì davanti. Attenzione qui al Gaeta con Sibilio che prova a portare questo pallone in aria, serie di finte, attaccato da due uomini, Sibilio la tiene il numero 20, la difende, poi si gira in un fazzoletto, alla fine gliela porta via la difesa del Colleferro. Qui Tuta prova a lottare, c'è fallo da parte di Sfavillante. Si protesta, si lotta su ogni pallone, la posta in palio è alta, lo sappiamo. Ed è ancora tutto in bilico quando se ne sono andati i primi 2 minuti e mezzo di recupero. Lotta qui Tuta. Sibilio, Vitale, rischia qualcosa. Alla fine sarà calcio di punizione per il Gaeta.
Se n'è andato metà del recupero. Potrebbe anche essere allungato di ulteriori 30 secondi, vista la sostituzione effettuata da Baiocco. Pallone in verticale. Bellante, si è un po' spento il numero 11 nella seconda frazione di gioco. Meno palloni giocabili per lui. Criscuolo. Bianchi. Cambia lato, Morigoni la tiene in campo il numero 5. C'è stanchezza nelle gambe delle due squadre. Il Colleferro ha dato tanto per rimontare questa gara. Adesso prova però una delle ultime azioni offensive di questa gara. Virdis riceve e scarica su Aduamati, poi Valentino a venire incontro. Fine, l'ultimo tocco è di un giocatore del Colleferro, sarà fallo laterale per il Gaeta, che non sembra intenzionato ad accelerare il ritmo. Altobelli rilancia davanti da Parfait, poi il rilancio per Bellante, interviene Casazza, Parfait la mette giù a centrocampo, prova a cambiare lato, tutta a lottare. Fine la fa sua Vitale, che scodella da Sibilio, rischia qualcosa sull'attacco di Parfait che gliela porta via, subisce anche fallo il numero 13. Criscuolo, cambia lato, Virdis. Valentino, il pallone tagliato al centro. Intercetta la difesa del Gaeta, poi Noman, Sibilio, lo scambio fra i due, la porta perfetto, prova ad andare per vie centrali, attenzione qui a Bellante che ha un po' di campo per provare a puntare, Bellante in dribbling, l'uscita di Ercole e poi ancora Bellante che la mette dentro all'ultimo respiro, il Gaeta torna in vantaggio 3-2. Per la formazione ospite, al quinto minuto di recupero, è tornato sopra il Gaeta, era scoperta la difesa del Colleferro e il Gaeta ne ha approfittato grazie alla velocità di Bellante per riportare sopra la formazione ospite. All'ultimo respiro è terminata così la sfida del Caslini, una sfida sicuramente ricca di emozioni che ci ha regalato tante tante emozioni. Alla fine, all'ultimo respiro, l'ha portata a casa il Gaeta, che mantiene quindi la prima posizione e guarda con attenzione alla sfida di questo pomeriggio del Sora che insegue. La gioia dei calciatori del Gaeta che esultano per questa vittoria sofferta, con Colleferro che non avrebbe meritato questa sconfitta, ma il Gaeta che è riuscito a portarla a casa all'ultimo respiro. Dallo stadio Andrea Caslini di Colleferro è tutto, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e buona domenica.